verità è che non ti mancano un destino o uno scopo. La tua insaziabile curiosità ha un'ottima ragion d'essere. Sei uno che sta per cambiare le cose, creare novità, risolvere questioni complesse e multiformi e migliorare la vita delle persone sfruttando la tua unicità. La traduzione è di Marco Bisanti, il libro da cui è tratta è Diventa chi sei di Emily Wapnick e trovate il link all'edizione Vallardi nelle note della puntata. Diventa chi sei è una guida pratica rivolta a coloro che sono definiti multipotenziali e non si accontentano di seguire una singola passione o carriera, ma esplorano con entusiasmo una vasta gamma di interessi e di discipline. Pubblicato in un momento storico in cui tendiamo a premiare la specializzazione, questo libro si rivolge a tutte quelle persone creative che si sentono spesso smarrite o fuori posto perché non riescono a incasellarsi nella singola colonna del file Excel della società. Un'etichetta non basta? Forse oggi non basta più a nessuno. Wapnick, lei stessa multipotenziale, fondatrice del movimento Putty-like, ci propone nel libro diverse strategie pratiche per integrare le nostre molteplici passioni, trasformandole in una vita professionale più ricca e variegata e aiutandoci a trovare un punto di vista personale più soddisfacente. La sua scrittura è diretta, motivante e ricca di esempi concreti. Quello che preferisco di questo testo, che va molto d'accordo con una mia piccola ossessione, una cosa che non smetto di ripetere ai miei studenti, che siano artisti o imprenditori, è la ridefinizione del concetto stesso di successo. Un cambio di variabile fondamentale, visto che abbiamo ereditato significanti illusori e bestiali dalle generazioni che ci hanno preceduto, che vedevano la vita come una gara in cui arrivare primi per forza. Wapnick, invece, propone un successo basato sulla valorizzazione della nostra unicità. Liberarsi dalle gabbie delle convinzioni e abbracciare la propria natura poliedrica come una risorsa inestimabile non è solo una prerogativa di chi multipotenziale c'è nato, ma anche di chi vive oggi in questo mondo che muta la sua forma costantemente e il cui mutamento spesso ignoriamo per comodità, per paura, per mancanza di curiosità. E se invece diventassimo dei ninja della curiosità, se riuscissimo a camminare sulle pareti del cambiamento grazie a una nuova scoperta che facciamo ogni giorno, datti una chance in più. A cosa serve davvero scrivere? Io sono Matteo Bortolotti, sono uno scrittore e lo sei anche tu. E se pensi di non esserlo, rimani in zona perché ti convincerò del contrario. Da oltre 20 anni scrivo storie per amore e per lavoro, ma la scrittura mi ha salvato la vita molto prima che cominciasse a mantenermi. Per scoprire di più su questa abilità, ho interrogato scienza, psicologia e filosofia, partendo dalla mia esperienza e da quella degli altri. Ho cominciato con una newsletter che ora si chiama La Scrittura Geniale, come il progetto di divulgazione della scrittura di cui fa parte anche questo podcast. La Scrittura Geniale sarà presto anche un libro, edito da Epli Editore. Lo puoi già preordinare su Amazon e chiederlo nelle tue librerie di fiducia. In questo breve podcast giornaliero registrato dal vivo, ti consiglio un libro che in qualche modo mi ha cambiato la vita. Ti leggo una parte che ho sottolineato e annotato, invitandoti magari a fare lo stesso. E poi ti sfido. Scriviamo insieme con un piccolo esercizio che ho preparato su misura per l'occasione. Se vorrai, potrai scrivere con me dopo i saluti finali. Frase che ho sottolineato e ritrovato nel mio spazio mentale. Quest'oggi è un potente promemoria per tutti coloro che si sentono persi nella miriade di interessi che li elettrizzano. Tutti ne abbiamo diversi di interessi e io penso che oggi qualcosa di interessante dovrebbe rientrare di fatto nelle priorità dei knowledge worker, i lavoratori della conoscenza. Siamo quasi tutti knowledge worker ormai, dallo studente al medico, passando per l'operaio specializzato o l'agronomo. Spesso la società, i nostri genitori, il gruppo dei nostri pari, ci impone di scegliere un'unica strada e di specializzarci ignorando tutte quelle piccole scintille che accendono la nostra creatività. I motivi sono diversi e alcuni sono anche comprensibili, sia storicamente che socioculturalmente. C'entrano le guerre del Novecento, c'entra l'industrializzazione selvaggia, c'entra anche la globalizzazione fatta un tanto al chilo e c'entra persino l'illusione che i boomer avevano riguardo alla laurea come punto d'arrivo per l'entratura nel mondo del lavoro, che nel frattempo non avevano preparato al cambiamento. Tanto che fino a qualche tempo fa sapere qualcosa non serviva a niente, ci chiamavano nerd in modo dispregiativo, e si diceva invece che serviva un pezzo di carta. Fra parentesi, serve ancora il pezzo di carta, quindi se stai studiando continua a farlo, ma ama quello che fai, trova il tuo scopo. La nostra curiosità insaziabile è proprio la prova
che siamo destinati a qualcosa di grande, a cambiare il mondo non attraverso una singola strada, ma sfruttando la ricchezza della nostra diversità. E prima che tu mi dica che il mondo non lo può cambiare una persona soltanto, fatti dire che il mondo si può cambiare soltanto una persona alla volta. Il mondo ha bisogno di pensare fuori dagli schemi, di gente che possa affrontare le questioni complesse con una mente aperta ed entusiasta. Ogni interesse che coltiviamo ci rende unici e ci prepara a risolvere problemi in modi che altri, con percorsi più lineari, non possono neanche immaginare. Questo non significa che sia un cammino facile. La mancanza di un'etichetta può essere fonte di grande insicurezza. Sai, quando mi chiedono che lavoro faccio, potrei rispondere con un elenco lunghissimo: romanziere, sceneggiatore, conduttore, autore televisivo, copywriter, consulente aziendale, formatore, insegnante, coach. Ma è proprio questa pluralità, questa capacità di adattarsi e di creare connessioni tra mondi diversi che ci rende essenziali. L'importante è non soffocare la nostra natura, ma abbracciarla con fiducia, riconoscendo che il nostro destino è quello di innovare, di creare e di migliorare il mondo proprio grazie alla nostra autenticità. E tutti possiamo incoraggiare la nostra multipotenzialità. Nel libro della scrittura geniale ti insegnerò a prendere il controllo di tutto quello che fai e che sai per crescere in tutte le direzioni, grazie alla macchina delle idee che ho chiamato Space. Per realizzarla basta scrivere. Intanto, mentre aspetti l'uscita del libro, puoi iscriverti alla newsletter sulla scritturageniale.it. Oppure puoi seguire anche il canale YouTube su cui questo podcast viene trasmesso ogni giorno. Quanti pensieri ci affollano la mente, dicono tutto il contrario di tutto. Dobbiamo trasformare questi pensieri fluttuanti in pensieri profondi. Lo facciamo scrivendoli, così possiamo rileggerli, migliorarli, condividerli. Scrivere è infatti un'abilità, non è solo un talento. Dobbiamo reimpossessarci della scrittura perché scrivere non serve a pubblicare. Perché scrivere non serve per pubblicare romanzi. Scrivere serve a tutti quanti noi, per pensare davvero. Ora ci ispiriamo alle parole degli altri per usare le nostre. Ho intitolato questo esercizio Il manifesto della tua unicità. Prenditi 5 minuti per descrivere, con un manifesto personale, può essere anche una normalissima lista, tutte le tue passioni, gli interessi e i talenti. Non preoccuparti di essere coerente o logico, lascia che il flusso della tua coscienza prenda il sopravvento. Alla fine dell'esercizio, rileggi questo manifesto e rifletti su come queste caratteristiche possono essere integrate nella tua vita quotidiana, come una può influenzare l'altra, come tutto questo potrebbe diventare una sorta di job title sul tuo LinkedIn. Ora tocca a te. L'importante è che usi tutto il tempo a tua disposizione senza fermarti troppo a pensare. Piuttosto, pensa scrivendo. E se adesso non hai tempo di scrivere, torna qui quando vuoi. Non giudicare quello che scrivi, ma apprezza la tua inventiva e il coraggio di mostrarti a te stesso. Ricorda, puoi rimettere mano a quello che scrivi quando e quanto vuoi. Sii gentile, niente è finito finché la nostra storia continua. Siamo tutti in bozze. Sulla scritturageniale.it puoi iscriverti alla mia newsletter e partecipare ai miei allenamenti di fitness creativo, il cardio writing. Puoi preordinare il libro e rimanere informato sui prossimi corsi e le iniziative. Se lavori in libreria, hai un gruppo di lettura o ti piacerebbe ospitare una mia presentazione, una lezione, un mio spettacolo formativo nella tua scuola o nella tua azienda, sai cosa devi fare. Sono uno scrittore. Scrivimi. Io ti aspetto fra le righe. Puoi mandarmi quello che scrivi a ciao@matteobortolotti.it perché lo legga in una delle prossime puntate. Tra poco ricominceremo a leggere i bellissimi contributi che mi state mandando. Grazie per il tempo che mi hai dedicato. Per oggi è tutto. Se vuoi fermarti con me per scrivere l'esercizio, facciamo partire il timer e la musica. Thank you.
Il tempo a nostra disposizione finisce qui. Com'è andata? Fammelo sapere e continua a scrivere anche se non ci sentiamo, ma tanto ci sentiamo. Alla prossima puntata.